Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo finalmente trovato John, o meglio, lui ha trovato noi. E abbiamo in teoria scoperto, a meno che non sia lui a mentirci, che Moya ci sta mentendo, che quello non è suo marito. E io credo più a questa teoria che all'altra. E appunto dobbiamo aiutarlo ad aiutarci a trovare la raggiosfera. Quindi ora Cole si trova nel mezzo di due fuochi. Chi deve aiutare? Il governo? O quello che il governo in teoria sta cercando, quindi John? Non lo so, scopriamolo subito. La raggiosfera. Temevo che non saresti venuto. Che succede? La raggiosfera è in cima a questa torre. Recuperiamo, che novità! E andiamocene da questo posto. Ci stai? Ma che poi io... su questa torre. Raggiungiamo l'ascensore. Come fa? Il modo di portare... Ah, ecco. Stavo dicendo. Aia il fuoco. Detto questo, io già qua sopra ci sono salito. Ci siamo saliti l'altra volta che stavamo inseguendo Alden. O meglio, la sua ombra. E guarda caso, io là sopra ci sono arrivato davvero per prendere il come si chiama? Per prendere un frammento dell'esplosione. Però, guarda caso, prima non c'era nulla. Invece adesso... Ho trovato John. Mi ha detto lui dov'è. John? Intendi il marito di Moya? Ha detto che non è suo marito. Non la conosce. Che diavolo significa? Esatto. Che uno dei due mente. Solo che non so chi. Dannazione, Cole! Non dovevi fidarti dei federali. Vorrei consegnare la raggiosfera a loro, vero? John dice che vuole che lo aiuti a distruggerla. Mi sembra una buona idea. Distruggerla? Sì, come no? Beh, esatto. Il mio ultimo dollaro che vuole usarla lui. Il mio ultimo dollaro. No? Venderla al miglior offerente. Ehi, fratello, devi muoverti! Devi muoverti. Cosa cazzo sto facendo, scemo? Arrampicati. Sto cercando l'appiglio migliore. Si mette pure... a darmi consigli su come mi devo arrampicare. Ma pensa un po'. Allora, se proprio vuoi darmi un consiglio, dimmi qual è l'appiglio migliore. Dove sta sparando? Che sta facendo? Comunque, eccolo lì. Beh, possiamo salire anche su questo furgoncino. Allora, il punto... dobbiamo arrivare da quella parte. Ok, perfetto. Il problema è... esatto. Dobbiamo fare un po' di saltelli a graziatissimi. Qualcuno, spero, avrà capito la citazione. E se l'avete capita, il giorno che ci incontreremo vi dirò bravi. Ecco fatto, Dio mio. Con la merda di granata. Ecco fatto. Ma come mi ha fatto ad ammazzare una granata? Che fino a prima non mi ha fatto... no, da capo di nuovo, no. Che fino a prima mi ha fatto solo un po' di danno, dai. Ecco qua, siamo morti come al solito, come dei babbi di minchia alla fine. Forza Zeke, sali su per favore. Sperando che non si bughi una certa... decida di non mettersi sull'ascensore. No! Uff, meno male. Meno male che questo non me l'ha contato come fallimento, ma mi ha fatto risalire direttamente. Comunque, Zeke, mettiti qua, che adesso ti faccio risalire.
Ecco qua. In realtà sai che mi sa che ho confuso le zone. Questa non è quella dove l'altra volta abbiamo inseguito Alden, ma era un'altra. Comunque se è la stessa è un'altra zona. Forse mi sono solo confuso. Comunque poco ci vuole a scalarla. Vedi, queste parti a me piacciono. Queste parti così a me piacciono. Le giustifico moltissimo perché nel primo contesto di Infamous 1 hanno un senso. In Infamous invece Second Son la torre quella fatta di cemento non me la giustifico granché. Devo essere sincero. Devo arrivare da quella parte, vero? Ecco fatto. E ovviamente... certo, nasconditi. Ogni volta che uso la mira precisa si nascondono. Però quando li miro con altre mosse rimangono perfettamente fermi nella loro posizione. Maledetti spazzini. Ecco qua, a posto. Guardalo, guardalo. Solo quando uso precisione si nascondono col... Preso. Almeno smetti di rompere le scatole. Col. Per favore. Un po' di precisione. Almeno nei saltelli aggraziatissimi. Ecco qua. No! Non abbiamo tutto il giorno, Cole! Dai, portami! Stai tu. Zitto, Zig! Stai zitto! Ecco qua, a posto! Mamma mia! Ecco fatto! Stai salendo? Zic! Mamma mia. Ok, prossima pedana dov'è? Vorrei che tutto questo non mi fosse mai accaduto. Sono solo un dannato galoppino, proprio come prima. Vado dove mi dicono, quando me lo dicono. Comincio a pensare che non cambierà mai. No, amico. Quando avremo quella raggiosfera sfido chiunque a darci ancora addosso. Puoi giurarci che non lo faranno. Spero che tu abbia ragione, Zic. E certo, finché non salgo là sopra non funziona. Oh, amico, non stare fermo. Andiamo, devi muoverti. Beh. Finché ti fa comodo, Zig, comunque. Allora. No. Comunque. Tutto questo perché tu non ti aggrappi, Cole. La cosa più facile sarebbe aggrampicarsi su questo infilando le ditina là dentro. Il zaccate, zaccate, zacca, ma... Sai, forse effettivamente chiedo troppo. A meno che... No, non ci arrivo lì. Ok, in qualche modo credo di essere riuscito a incastrarmi da qualche parte. Sì, peccato che non mi porta da nessuna parte per il momento. Esatto, qua almeno ci siamo arrivati. Speriamo che un salto basti. Perfetto. E qua non era ben definita la zona di salto, eh? Non era proprio così intuitiva. Sta salendo? Aspetta che lo raggiungo. Andiamo assieme a questo giro, eh? Così non devo farmi... Eccola qua, la raggiosfera. Non c'è nessuno nemmeno qui. Io vi conosco tutti e due. Mi avete rinchiuso come un animale, legato al letto e cercato di arrostirmi. Ma ora vedrete, voi e quei porci. Porca miseria. Zig, stai indietro. Al mio segnale raggiungi la raggiosfera. Io ti tengo lontano. D'accordo. Dov'è? Non
non so perché siete qui o cosa vogliate. Quella. Ma nessuno avrà un bel niente da me. Certo, come no? Il solo modo per uscire da questo inferno è passare sul tuo cadavere, Alden. Non mi fermerai. Sei uno sciocco, ragazzo. Credi a tutto ciò che ti dicono. Ma presto imparerai. Bisogno di elettricità io, eh. Sic, ora, vai! Certo, e quando mai? È proprio un debole per costruire spazzatura. Quando la mia torre sarà completa, io rinascerò. Questo corpo vecchio e stanco l'ha sostituito da duro e freddo acciaio. E poi compirò il mio destino. Ciao. Mi ha offuscato tutta la visuale e non ho capito. È proprio un debole. Una sega. Quando la mia torre sarà completa, io rinascerò. Questo corpo vecchio e stanco sarà sostituito da duro e freddo acciaio. E poi colpirò il mio destino. Prenderò ciò che è mio, per Dio. Ma perché? Perché sono morto per le mie stesse esplosioni? Vabbè, guarda. Facciamola semplice. È proprio un debole per i mostri di spazzatura. Quando la mia torre sarà completa, io rinascerò. Questo corpo vecchio e stanco sarà sostituito da duro e freddo acciaio. E poi compirò il mio destino. Prenderò ciò che è mio, per Dio. Dai! Merda! Oh, è andato, finalmente! Vieni qua, ricaricami! No, ma poi mi piace Alden che rimane lì fermo. Hai rubato la mia giovinezza! La mia casa! E osi venire qui! Povero Alden! Povero! Tutto quel potenziale sprecato! Tuo padre non sarebbe stato fiero di te! Non osare nominare mio padre! Ucciderò tutti voi! Vi farò a brandelli! Certo! Sic, fuori di qui! Vai! Sig tolse la raggiosfera dall'appoggio e si ritrovò tra Alden e Kessler. Era in punto di scappare, ma lui restava immobile, pietrificato. Attraverso la paura, aveva capito che la chiave per i suoi sogni, ciò che lo avrebbe reso potente, era lì, tra le sue mani. Lo stupido sceglie di uccidere migliaia di persone, di rubare le loro vite per potersi trasformare, e poi... Nulla. Nulla. Stanno tutti bene. Non è cambiato niente. Kessler afferra per primo la situazione. Vede che qualcosa non va. A patto che gli consegni la sfera, promette a Sig di dargli i poteri che desidera. Che non ha. Il mio miglior amico mi guarda dritto in faccia e commette il suo secondo errore. Alden era impazzito per la perdita della sfera. La torre tremava e cominciava a crollare. Io ero senza parole. Ho sentito a stento l'impatto. Ulla, qua sul capocollo. Beh, che dire. Le tue azioni ti hanno reso più malvagio. Per cosa? Che cosa mi ha reso più cattivo? Boh. Vabbè, io intanto mi ricarico un po'. Dovevi scegliere qualcuno di fidato. 93 secondi. Sig è il mio migliore amico, è un fratello. È l'unico di cui mi fidi. O almeno mi fidavo. Bene, hai fallito. E ora Alden è in preda alla furia omicida e Kessler alla raggiosfera. Due problemi da risolvere. 63 secondi. In fondo nessuno di questi è un mio problema. Forse dovrei lasciare che quei due combattano tra loro e dopo prendere la sfera. Che succede se uno di loro la attiva e uccide altre 10.000 persone? E chi diavolo sa cosa voglia farci quella voglia? No, questo è l'unico modo. 38 secondi. Sii sincero riguardo al distruggerla. Non sono in vena. Hai la mia parola.
Alden è diretto al quartiere storico. Raggiungilo, eliminalo e cerca Kessler. Ok. Resta in contatto. Io intanto sto scivolando, penso in zone che il gioco non vorrebbe che io visiti. Sì, direi che è proprio una zona che il gioco non vuole che io visiti. Bene, bene, bene. L'ira di Alden. Zic. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.